c'è questa custom, come si dice custom? Questa usanza? Usanza, bravo, di fare qualcosa, qualche movimento qua. Cosa sarebbe? Sarebbe toccare il seno sinistro della nostra Giulietta, forse con la mano destra. Italian Wine Podcast. Cin cin with Italian Wine People. Welcome to a new installment of On the Road Edition, hosted by Stevie Kim. Today, Stevie is ironically at home in Verona for a day out with Alessandro Rossi, National Category Manager of Wine for Parteza. Stevie and Alessandro enjoy lunch and the famous sights of our beautiful city while they discuss exciting new projects in the pipeline at Parteza. My name's Stevie Kim, and welcome to Italian Wine Podcast, On the Road Edition. And here, paradoxically, we're home. This is Verona, and we'll be spending the entire day with Mr. Alessandro Rossi, who represents Parteza for wine. Ciao Alessandro! Piacere, Steve. Ciao! Sai cosa faremo oggi? Dimmi tutto. Un po' andremo in tuoi posti preferiti e scopriamo Verona e scopriamo Parteza for wine. Let's go! Alessandro, io so che tu sei molto conosciuto, però per il nostro audience puoi spiegarti chi sei? Chi è Alessandro? Alessandro lavora nel mondo del vino da una vita, lavorando per un'azienda agricola come ragioniere, perché io ho fatto ragioneria. E dal di lì è iniziato questo percorso che mi ha portato ad aprire prima un'enoteca, poi un'altra, e nel 2001 sono inciampato proprio in Parteza, okay, l'azienda per la quale lavoro. Spiegaci che cos'è Parteza? Parteza è un distributore che ha comunque anche un compito consulenziale e formativo molto importante. L'azienda nasce tanti anni fa, nel 1989, il nome è un acronimo, e nasce proprio per preservare quello che erano le quote di mercato della birra Heineken, perché Parteza è di proprietà di Heineken. Quindi Parteza uguale Heineken. Esatto. Poi questo progetto comunque è diventato estremamente importante e da Parteza, nel 1998, nasce poi la costola del mondo del vino. Quindi dopo 10 anni apre questo mondo del vino. Esatto. Abbraccia, perché principalmente faceva birra. Esatto. La parte del vino, diciamo, va a compimento del risultato, soprattutto nel periodo del Covid, che ha dato modo a noi di definire una volta per sempre qual è il ruolo del vino. E nasce proprio il progetto anche Parteza for Wine. È un progetto che prima nasceva come distribuzione di servizio, quindi noi avevamo vini sul mercato italiano in base alle richieste del consumatore finale. Oggi siamo arrivati a lavorare solo con partner che lavorano con noi sul territorio italiano, sono circa 120. Nasce anche questo sito durante il periodo del Covid, che è appunto Parteza for Wine, e quindi abbiamo staccato questo tipo di comunicazione dal resto della merceologia che avevamo, proprio per andare incontro a un settore che richiede una specificità sempre maggiore. Questo porta comunque ad essere sempre all'interno della stessa azienda, perché è sempre Parteza, con una comunicazione e un'ossatura differente che appunto si chiama Parteza for Wine. Alright, principalmente il vostro, diciamo, clientela sono Horeca. Solo Horeca, esatto. Sì. E ora avete sentito la necessità di aprire al mondo cosiddetto di comunicazione. Perché? Quello che fa Parteza è qualcosa di estremamente importante e va comunicato in una maniera estremamente corretta. Quindi un progetto così importante necessitava proprio di una comunicazione interna. Chi è Parteza? Cosa fa Parteza? Non c'è niente di più facile in momenti storici come questi, dove la comunicazione è diventata settoriale molto importante, è comunicarlo attraverso un sito che nasce con un'esigenza particolare. Prima di tutto di raccontare quello che stiamo facendo, perché ci sono tre aree, macro aree molto importanti. Una, parlano di noi, ovvero chi racconta che cos'è Parteza. Dicono di noi, ovvero chi racconta da parte del produttore quali sono le notizie da divulgare sul mercato. E poi scrivono per noi, ovvero chi comunque, giornalista, attraverso un nostro input, trasforma un sito in una parte anche culturale, quindi dove ci sono argomenti che sono sì all'interno del mondo del vino, ma possono non essere strettamente legati alla distribuzione di Parteza. We are moving Alessandro from one place to the other in Verona.
Alessandro, ascoltami, questa storia del cantera del vino, che cos'è? La cantera è la fucina, in italiano sarebbe un po' la cava, tradotto dallo spagnolo all'italiano, dove la squadra forma i grandi talenti prima di farli arrivare in prima squadra. Ci sono dei nomi come Messi, Xavi, Iniesta, che tu ovviamente non conosci, che non sono stati comprati da altre squadre, sono stati creati, formati per quel tipo di gioco e poi portati in prima squadra. Quello che facciamo noi, o quello che abbiamo intenzione di fare, è proprio quello di prendere i nostri venditori, quelli magari meritevoli, che hanno una grande passione all'interno del mondo del vino, quindi per farli crescere sempre di più e dargli una formazione che comunque sia una formazione ideale per la struttura che è Partesa. La stessa cosa avviene anche per i wine specialist. Sono una serie di specialisti di vino che governano le varie aree d'Italia e che formano i venditori, vanno in affiancamento con i venditori o direttamente vanno sul punto vendita per vendere vino. E in quanti sono? A oggi sono circa 31. Ah, però. Quindi il portafoglio di Partesa, quanti produttori? Sono circa 120 produttori, dove un'ottantina sono nazionali. Io devo dire che la cantera, io ho preso spunto da quello che comunque Heineken ha fatto da una vita, perché Heineken aveva creato l'Università della Birra. Dal di lì abbiamo deciso di specializzarci molto anche nel mondo del vino. Wait a minute. È come chiesa qua. Allora, abbiamo i bicchieri nuovi in anteprima, Wunderglas. Escono a brevissimo sul mercato, questi sono i primi tre che sono usciti. Cosa sono e perché si chiamano Wunderglas? Wunder quindi vuol dire meraviglioso, no? Sì. Quindi ho detto, perché non chiamarli Wunderglas? Quindi l'importanza dei bicchieri per me è fondamentale. Un bicchiere, oltre ad avere un'assetticità che viene data comunque dalla non o più o meno presenza di piombo, e questo deriva, ti porta comunque anche dalla leggerezza. In questo caso parliamo di vini, di bicchieri che sono sui 100 grammi, sono fra i più leggeri esistenti. Ah, quindi, ma di solito quanto pesano? Ma possono variare dai 100 ai 140 ai 100, 150. I più grandi produttori comunque sono tutti bicchieri estremamente leggeri. Ma l'importanza dello stelo, l'importanza della forma del bicchiere è per far cadere comunque il vino nella parte corretta della lingua, dove ci sono degli elementi percettivi che sono comunque fondamentali e vanno rispettati. Quindi lo svaso, l'apertura della chiusura del bicchiere è fondamentale, il vetro è fondamentale, la delicatezza del vetro per dare appunto questa setticità nel punto di bevuta è fondamentale. Non credo che un bicchiere valga per tutto. Da una parte c'è un aspetto estetico, sì. Ok? E poi la seconda è la parte tecnica. Cosa cambia con queste forme? Tu guarda solo, se io ti faccio questa mossa qua, guarda invece su questo come mi si apre invece il gomito, di più. Nel primo caso ti arriva sulla prima parte della lingua, dove è una percezione differente dalla media e lunga lingua, quindi la parte finale, e questo te lo porta più sulla seconda parte della lingua. La stessa cosa comunque riguarda per il bicchiere da vino rosso. Se io metto un vino in una parte della lingua, dove sappiamo che abbiamo la parte della percezione dolce, la parte salata, la parte amara, soprattutto anche ai lati della bocca, dipende dove io faccio cadere il vino all'interno della parte della lingua, hai una recezione sensoriale completamente differente. Sul nostro sito ci sarà l'elenco di chi distribuisce ai privati i nostri bicchieri. Ok, cheers. Cheers. Questo è uno dei posti preferiti miei, vicino a Ponte Pietra. La domanda per te è: come hai vissuto Covid? Perché è come anche azienda, diciamo. Come è stato, avete molto, vissuto? Molto difficile. L'unica cosa che potevamo fare è essere veramente molto vicini ai nostri clienti, supportarli il più possibile, andargli incontro, trovare anche soluzioni per loro nei momenti di estrema difficoltà, che ci hanno comunque portato ad avere rapporti ancora più stretti, molto più personali. Come dicevo prima, è un'azienda fatta di meccanismi, fatta di tecnologia, fatta di digitale, come anche il progetto Partesa per te, che è
un progetto che comunque avvicina ancora di più la tecnologia al nostro cliente finale, che è quasi in grado di autogestire qualsiasi cosa all'interno di un'app dedicata appunto al cliente e che libera tempo per il venditore. Ma il venditore ha utilizzato l'aspetto umano, quindi è stato molto vicino, come dicevo, alla forza vendita. E forse ci ha dato anche l'opportunità di riflettere. Non nego il fatto che tutto questo tempo ci ha dato o mi ha dato anche particolari idee per il futuro, quindi da poter applicare nel corso di questi anni. Quindi abbiamo cercato di trarre qualcosa di positivo da un momento estremamente negativo. Tanto è vero che anche voi avete in cantiere un podcast, esatto. Un theater, qualcosa che si chiama? Sì, abbiamo un podcast che prenderà il nome della manifestazione Wine Cube. Ok. Quindi sarà Wine Cube, le storie dal mondo del vino di Partesa for Wine. Wine Cube cos'è? Come tutti noi all'interno di Partesa abbiamo sempre pensato che il mondo del vino fosse un grande contenitore. E quindi abbiamo immaginato un cubo e all'interno di questo contenitore, e quindi una manifestazione, comunque all'interno di quattro mura, dobbiamo trovare tre cose essenziali. A, il rapporto umano con i produttori, quindi i nostri clienti vengono a trovare i produttori. B, avere un'esperienza, quindi un tasting veramente importante. C, vuol dire la grande comunicazione. Il cubo ha come esponente 3. Dal di lì nasce Wine Cube, che vedrà la luce il 10 e l'11 di ottobre a Milano, agli Stand Studios. Ci saranno masterclass molto importanti. Ma quindi è un evento dedicato a addetti ai lavori o anche ai wine lovers? Addetti ai lavori e anche ai wine lovers. Quindi è anche quello che è un po' il nostro scopo. I nostri produttori diamo un'idea di come si sta muovendo il mondo del vino. Cosa ci aspettiamo nel futuro? L'aspetto culturale di Partesa è fondamentale. Dal di lì nasce Fulgor The Wine Theater, un talk show di 20 minuti per puntata dove intervisteremo i produttori e gente come te per creare un aspetto culturale all'interno del mondo del vino. Noi siamo distributori, ma siamo anche quelli che hanno in mano la cultura del mondo del vino. E quando partirebbe questa? A gennaio del prossimo anno. Ma quindi hai un sacco di cose, non solo cantiera, ma no. In cantiere. In cantiere, oltre alla cantiera, c'è un sacco di altra roba. Ok. Alessandro, Mr. Rossi, noi siamo qua, questo ponte si chiama? Questo è il Ponte Pietra. Bravo. E mi pare che sia corretto per fare la chiusura di questa puntata Wonder Partesa con Mr. Rossi. So that is a wrap. Until next time, chin chin with Italian Wine People. Ciao ragazzi! Ciao da Verona! And that's a wrap. We hope you enjoyed our views from Verona. For more fascinating stories from the world of wine, go to italianwinepodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Don't forget to subscribe and like all our channels. Cin cin, and thanks for listening.